Ah, io mi sono trovato bene, è stato un periodo difficile, psicologicamente, difficile a livello organizzativo, difficile a livello di gestione, anche se poi onestamente la squadra mi ha dato una grande mano perché l'ho detto in quel periodo e continuo a dirlo adesso. I ragazzi si sono comportati in maniera molto molto professionale nonostante non fosse per niente facile. Quindi per me Avellino rappresentava un'occasione importante per la mia carriera, rappresentava il salto nella categoria che cercavo e purtroppo mi è sfuggita così, però già in poco tempo avevo capito l'entusiasmo che c'era attorno alla squadra, quanto Avellino amasse la propria squadra di calcio, quindi diciamo che stavo pregustando un futuro ricco di emozioni. Che non ha nulla da perdere, non sono così d'accordo perché Ho detto l'Annusei è. sembra perché almeno dalle dichiarazioni, sai, l'Annusei, piccola realtà, Però Davide contro Golia, sempre primo. soliti discorsi, però dopo che hai raccolto 83 punti, resti al primo posto, chi perde non può non giustamente rammaricarsi. Ma Ma noi siamo l'Avellino assolutamente però. è un pre-partita classico di una squadra che affronta la big del girone, affronta una squadra storica con grande tifo e che quindi sa che sarà difficilissimo averla meglio. È vero che può sembrare Davide contro Golia, però è anche vero che chi ha dominato per buona parte del campionato è stato l'Anusei, quindi dal punto di vista psicologico probabilmente è anche un modo per cercare di mettere un po' più pressione all'Avellino.